Allora, siamo al congresso di Radicali Italiani, oggi è la prima giornata di apertura e siamo in compagnia di Elisabetta Zamparutti, deputata radicale, e ovviamente le chiediamo, intanto le ringraziamo di questa disponibilità che ci dà, le chiediamo intanto come sembra che sia iniziato questo congresso. Ma è iniziato innanzitutto con l'esito del sondaggio di Crespi, che ha rivelato quale sia la non conoscenza da parte dei cittadini italiani rispetto a quella che è anche l'iniziativa e la posizione radicale. Questo non fa altro che confermare quelle altre informazioni che con il centro d'ascolto avevamo elaborato, relative praticamente allo 0, di informazione su quella che è la nostra prioritaria battaglia, lotta e quindi iniziativa politica, che è quella per l'amnistia e che è lo strumento con il quale avviare una soluzione rispetto ai problemi legati all'amministrazione della giustizia e all'appendice carceraria. Questo mi sembra il tema centrale su cui il congresso è chiamato a riflettere, oltre che, a mio avviso, anche la prospettiva della imminente tenuta del congresso del Partito Radicale Transnazionale, rispetto al quale non si... Ricordiamo, sarà l'8 dicembre, se non sbaglio, a Roma. Dall'8 all'11 dicembre a Roma, e le relazioni introduttive sono state due ottime relazioni, e abbiamo avuto anche il saluto dell'esponente del Partito Democratico, che ovviamente, vista la situazione, non so che cosa potesse dire. Diciamo chi era? Era Michele Ventura, il vicepresidente del gruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati. È un congresso indubbiamente importante, che si svolge in un momento per noi anche di grande apparente isolamento. Noi sappiamo quanto possiamo essere isolati rispetto a quelle che sono gli apparati di potere, ma quanto invece sono popolari e diffusi i temi e gli obiettivi che noi poniamo. Quindi la sfida resta quella di cercare di riportare un po' di democrazia, un po' di Stato di diritto in quella che ormai a tutti gli effetti dobbiamo considerare una democrazia reale, così come rispetto al socialismo veniva definito giustamente socialismo reale la sua concreta attuazione. Quindi praticamente mi dici che si parlerà in questo congresso un po' dei radicali all'esterno, su come si dovranno rapportare anche a seguito di quello che abbiamo potuto sentire grazie a Radio Radicale, che è stata l'ultima direzione. Ci sono state delle suggestioni e delle riflessioni anche per quanto riguarda un pochino i rapporti interni e certe dinamiche. Pensi che in questo congresso ci sarà spazio anche per parlare di queste cose? Ma sicuramente, noi sappiamo come i congressi radicali sono congressi di iscritti, e quindi ogni iscritto potrà esprimere le sue posizioni, le sue aspirazioni, le sue richieste, le sue istanze, quello che ha vissuto in questo anno. Quindi sicuramente il dibattito sarà a 360 gradi, e per me resta centrale la riflessione su come continuare una lotta che a mio avviso diventa sempre più difficile, sempre più dura, proprio perché anche l'accorpamento di poteri a cui assistiamo in questo momento, che è un momento di indubbia difficoltà, tende a isolarci, se non a distorcere in maniera davvero tremenda quella che è la nostra identità, quella che è la nostra storia. La disinformazione che c'è sulla posizione tenuta da parte della delegazione radicale alla Camera dei Deputati sull'ultimo voto di fiducia, per noi di sfiducia nei confronti del governo Berlusconi, la dice lunga della durezza di una lotta su cui, rispetto alla quale, dobbiamo concentrare tutte le nostre forze. E proprio su, diciamo, in prospettiva, partendo da questo, tu pensi che
prossima che si dice, sarà prossima, insomma, ti augureresti che i radicali fossero in qualche modo, continuassero in qualche modo questa, tra virgolette, o tentassero di continuare questa collaborazione col PD, oppure vedresti allo stato attuale più utile per le lotte radicali un altro tipo di soluzione? Ma guarda, io intanto al di là di non ho questa matematica certezza dell'imminenza del voto. Per me la situazione economica e finanziaria è talmente grave che 3 mesi di campagna elettorale significherebbero, insomma, un ulteriore peggioramento che non credo ci possiamo permettere, oltre a tutta un'altra serie di considerazioni che, mi sbaglierò, sarò smentita, però non so come si possa arrivare da qui a breve ad elezioni. Sarebbe davvero la vittoria dello sfascismo, quindi io mi auguro che questo non avvenga. Rispetto a questo anche l'iniziativa di Marco Pannella aiuta tantissimo, proprio perché Pannella non gioca mai al tanto peggio tanto meglio, gioco a cui partecipano invece tutti, quindi per questo il ruolo dei radicali è fondamentale. E di conseguenza, che dire, i radicali dove dovrebbero stare? Allo stato attuale, con un Partito Democratico che considera Casini il punto su cui posizionarsi, non vedo per noi margini. Proprio su questo, scusami se ti interrompo, volevo dire che Bersani si è pronunciato nel senso dell'apertura a Casini per dare più credibilità alla coalizione di sinistra, il che veramente mi sembra, insomma, una cosa abbastanza importante, se serve Casini per dare credibilità alla coalizione di sinistra. In questo, diciamo, prospettiva, i radicali avrebbero secondo te uno spazio? Ma secondo me no, se strategico è Casini, che vuol dire le gerarchie ecclesiastiche, ecco, non Casini in sé o l'UDC in sé, e i radicali non ci devono essere. Noi questo lo sappiamo, la nostra posizione resta la posizione di sempre, e di conseguenza se questo è lo scenario non vedo margini per una presenza radicale insieme al Partito Democratico in questo scenario. Poi tutto è in evoluzione, io non riesco, francamente io non riesco a ragionare in termini di, appunto, collocazioni o di strategie cosiddette politiche. Per me conta soltanto la tenuta di una lotta, di un'iniziativa e la tenacia nel perseguimento di alcuni obiettivi. Con chi vorrà oggi, domani, dopodomani discutere di obiettivi, noi siamo aperti a 360 gradi, anche con Casini. Infatti, proprio su questo un'ultima domanda, un po' più che da cronista, in modo ignobile da direttore di TV Radicale. Secondo te c'è una tematica, una battaglia radicale che possa essere in modo unanime condiviso dall'uno o dall'altro polo, che possa portare ad un provvedimento di riforma? La battaglia fondamentale e la grande questione che il nostro Paese deve risolvere resta quella della giustizia. Io credo che in coscienza tutti sappiano che amnistia e indulto sono i provvedimenti indispensabili, necessari per avviare a soluzione questi problemi. Si deve, secondo me, anche tenere conto che questa legislatura è nata sull'onda di quella altra terribile campagna di informazione, o meglio di disinformazione, che c'è stata all'indomani dell'adozione del provvedimento di indulto, tutta sull'emergenza sicurezza. Quindi è chiaro che chi ha avuto un mandato ben
preciso su questo onda emotiva difficilmente potrà adottare un provvedimento di amnistia o di indulto, quindi lo vedo difficile per questa legislatura in corso, però lo vedo assolutamente possibile da qui a breve, insomma. Diciamo tanto urgente quanto al momento impossibile? Non è impossibile, nel senso che se si avviasse una campagna di informazione anche su questo, è chiaro che se i cittadini fossero informati, cioè la questione che ha posto anche il Presidente della Repubblica dicendo che non ci sono le condizioni, l'obiezione che ha fatto giustamente Pannella è: ma le condizioni si creano, quindi è chiaro che se ci fosse una campagna di informazione su questo, le persone potessero conoscere al di là del loro individuale vissuto che cosa significa incappare nelle maglie della giustizia, quali sono i tempi dei processi nel nostro paese, quali sono anche le condizioni di detenzione, beh, le condizioni appunto ci sarebbero. Quindi occorre che si inneschi un processo di questo tipo. E chiediamo intanto a Elisabetta se ha ancora qualche minuto da dedicarci, che insomma si sta facendo interessante questa... Questo dico. Sì. Ok, allora io volevo entrare un po' in particolare su questa cosa dell'amnistia, che ovviamente è una situazione drammatica. Abbiamo avuto un ultimo suicidio, se non sbaglio, sì, proprio questi giorni, se non sbaglio a Genova, di addirittura un ragazzo, se non un uomo, insomma, che stava quasi alla liberazione, mancavano 48 ore. Quindi continua appunto questa grave violazione dei diritti umani. E volevo chiederti appunto un tuo parere, una tua opinione sulla famosa cena che Pannella ha fatto al Berlusconi. Pensi che in qualche modo abbia sortito un effetto che possa essere, diciamo, verso quell'obiettivo? Ma, quantomeno c'è stato un ascolto, cosa che non abbiamo riscontrato da parte del Partito Democratico, visto che con il Presidente Bersani da oltre un anno stiamo cercando un'interlocuzione. Ricordo proprio un anno fa la Vicepresidente Rosy Bindi, quando venne al congresso di Radicali Italiani, dicendo che si sarebbe fatta ambasciatrice, promotrice di una richiesta o comunque di una organizzazione di un incontro. Beh, di tutto questo non si è visto traccia, mentre Berlusconi ha invitato a cena Marco Pannella, una delegazione radicale, e ha ascoltato quello che avevano da dire, quello che avevano da proporre. È un segnale di attenzione, che non significa assolutamente che ci sia, come dire, un cambio di rotta dalle due parti dialoganti rispetto a quello che finora è stato fatto e stato detto, ma va dato atto di un'attenzione, questo sì. Elisabetta, ti volevo chiedere adesso a livello internazionale un pochino un occhio, ovviamente gli avvenimenti si succedono e vicino a noi abbiamo avuto l'epilogo, se epilogo si può dire, della situazione libica. Io ho una domanda che già ho fatto a Vecellio in occasione dell'evento Porta Pia il 30 settembre. All'epoca appunto io gli chiedevo se come considerava, come commentava il fatto che già fu in fuga Gheddafi, si avviava praticamente con l'indifferenza internazionale a quello che sarebbe stato un linciaggio o un'esecuzione, insomma. Poi effettivamente questa cosa pare che si sia realizzata. Ecco, tu credi che questa indifferenza, oltre che indifferenza, fosse proprio in realtà un'aspettativa? Oppure come altro pensi di spiegare? Perché in realtà lì appunto si è realizzato proprio un linciaggio. Sì, quella un'esecuzione sommaria, e indubbiamente si è voluto mettere a tacere una voce, un testimone di una parte della storia dell'umanità molto scomodo. Noi sappiamo quali segreti ha portato con sé nella tomba Gheddafi anche rispetto allo scoppio della guerra in Iraq. È chiaro che la cattura e la consegna di Gheddafi al Tribunale Penale Internazionale avrebbe consentito
a noi di conoscere molte cose, molti fatti importanti, e questo a mio avviso non lo si è voluto consentire, così come non lo si è voluto consentire nei confronti di Saddam Hussein, quando, pur avendo avuto un processo, comunque un processo che si era svolto all'interno dell'Iraq con molte anche aspetti critici, è risolto anche quello con un'esecuzione. Ringraziamo Elisabetta Zamparutti, le diamo appuntamento a TV, sul sito tvradicale.it, e ovviamente le auguriamo un buon congresso. Grazie.